bello ragazzi, lo sapete, a quest'ora arriva puntuale l'ospite della puntata. L'ospite di solito è quello anche che mi ispira per l'argomento del giorno, che poi condivido insieme a voi. Oggi lo sapete benissimo, non soltanto qual è l'argomento del giorno, ma anche chi è il grande ospite che ho l'onore e il piacere di avere al telefono. Eugenio Finardi, benvenuto. Ciao, come stai? Ah, io alla grande, tu? Ah, io benissimo, sto preparandomi a partire col tour e quindi sono tutto bello carico. Primavera, insomma. Oh, che bello, ma senti, allora, io so che sta per uscire il tuo nuovo singolo e quindi mi piacerà anche raccontare qualcosa che riguarda la musica, anche se solitamente qua a Rock TV, oltre a raccontare le cose che riguardano la propria carriera artistica, eccetera, ci piace fare anche delle belle chiacchierate in senso generale su ciò che accade, su come viviamo il mondo della musica che amiamo. Tu sei un artista che il rock lo ama, lo ha amato, è vero o no? Certo. Senti, io sono passati tantissimi anni da quando hai cominciato, da quando ti sei appassionato alla musica. Mi piacerebbe che tu raccontassi qualcosa al di là del nuovo singolo, che poi racconteremo ancora meglio, su qual è stato il tuo rapporto con la musica rock, chi ti ha fatto appassionare. Guarda, io di quella generazione fortunata che aveva avevo 10 anni quando i Beatles hanno iniziato, quindi ho fatto proprio il tempo a sentire. Fai conto che gli Who per me sono un gruppo nuovo, cioè, prima c'erano i Beatles e i Rolling Stones, che bello. E ovviamente ero dalla parte dei Rolling Stones, cioè. Poi perché erano più brutti, sporchi e cattivi, no? e più rock, e poi sono andati. Mi ricordo il primo disco dei Led Zeppelin, quando è arrivato a casa di un mio amico Gian Bruno Bruni, e l'abbiamo religiosamente aperto e abbiamo sentito questa chitarra di Jimmy Page che diceva Good Times, Bad Times. Cioè, ho visto il rock nei momenti più straordinari, ho conosciuto 3 su 4 dei Beatles, ho conosciuto i Led Zeppelin. Ma davvero? Cioè, ma tu c'eri anche ai mitici concerti italiani di Led Zeppelin, dei Beatles? Eri presente? Quello dei Led Zeppelin no, perché se ti ricordi c'è stata la guerra civile. Infatti. Cioè, se vai a vedere i documenti, e io purtroppo ero di quelli dall'altra parte dei lacrimogeni, cioè, no. Sono rimasto escluso da. Però ho visto sì tutti gli altri grandi concerti. Bob Marley era addirittura oltre l'ultima fila del servizio d'ordine col mento sul palco. No, che bello, meraviglioso. Senti, ma io Rolling Stones al Palalido, Police al Palalido, che bello. Prince al Forum di Assago, concerto straordinario. Ma senti, e quindi se io ti chiedessi qual è stato, a prescindere dal tuo momento preferito dalla musica, qual è stato il momento secondo te migliore per la musica? Perché qua noi ci lamentiamo che sta cambiando tutto in una direzione che non è che ci piace sto granché, sempre meno spazio per l'arte, sempre più canzoni spot fatte in pochi minuti, 2-3 minuti devi dare tutto, c'è poco spazio per la creatività. Tu sei invece che uno che ha dimostrato con la propria carriera di essere artista a 360 gradi, per cui non ti sei fatto mancare nulla nelle tue canzoni, nelle tue composizioni, e quindi volevo chiedere appunto quale fosse per te il momento migliore della musica, visto che ne hai fortunatamente vissuti alcuni veramente magici. Ma guarda, il rock è legato a una generazione, cioè al momento in cui c'erano più giovani, e quindi io faccio parte del baby boom, sono nato all'inizio degli anni 50, dopo la seconda guerra mondiale, e siamo la generazione che ha fatto il rock. Adesso purtroppo credo che in Occidente non ci siano abbastanza ragazzi per inventare la musica che sostituirà il rock. Credo che ci siano in India, che ci siano in Cina, dai, nel Maghreb. Se dovessi scommettere dove nascerà la musica che sostituirà il rock, sì, direi l'India. Dai. Perché hanno già una bella industria musicale, hanno un sacco di gruppi, sono legati all'Inghilterra.
tecnologicamente sono avanti, quindi e già fanno delle belle cose. Hollywood è la più grande industria di film del mondo e non ci metteranno molto a conquistare. Che bella questa tua visione. Sonorità. Mi piace. Come? È bella questa tua visione, dico. Mi piace l'idea di pensare che la prossima, il futuro della musica nascerà in un posto che non ti aspetti, perché in realtà noi... E dove ci sono i giovani? È vero. E lì ce n'è in abbondanza. E dove ci sono più ragazzi, più affamati, dove c'è futuro, dove c'è crescita, dove c'è voglia di capire qua. Vanno tutti dalla nonna a chiedere il DECA, capite? Quindi come si fa? Manca la spinta propulsiva. Hai ragione. Bisognerebbe far parlare un po' di più gli artisti che hanno vissuto la musica. Io ho avuto ospite al telefono Patrick Zivas, ho avuto Franco Mussida e hanno raccontato anche loro degli spaccati della musica, quella che amo anch'io, perché io sono uno di quelli che sono nato nel 67, per cui alcune cose me le sono godute proprio nel momento in cui sono nate, e devo dire che sono il frutto di quegli anni. Però ci sono alcune forme di rock anche attuale che sicuramente non disdegno. A te cosa piace? Sicuramente, ma guarda, il rock sta crescendo come la musica classica. Certo. Per esempio il rock che faccio io, che facevano i Led Zeppelin, i Rolling Stones, e che tuttora fanno altri gruppi, perché non è che è morto, è una specie di rock barocco contrapuntistico, dove la chitarra fa la sua cosa, il basso la sua, la batteria, cioè più o meno tutti fanno il loro ruolo con quella classica formazione. Poi senti Coldplay e ti rendi conto che è come sentire Wagner dopo aver sentito Mozart, no? Cioè certo. È molto più ricco, più incasinato, più costruito, no? Io ho collaborato ultimamente con Max Casacci con Subsonica e mi è piaciuto vedere appunto come lui utilizza questi suoni in maniera molto appunto contemporanea, anche con strumenti vintage ma usati, saturando tutto, riempiendo. Ci sono artisti come Saint Vincent, per esempio, che mi piace tantissimo, fa delle cose stranissime. Infatti. Però il problema è proprio, sai, il genere, no? Come a un certo punto comparso il rock, poi prima il rock and roll, poi il rock, poi il rap, il reggae, no? Cioè, uno dice, e la prossima cosa sarà? Probabilmente appunto verrà non dall'Europa e dall'America. Sicuramente, guarda, mi piace pensarla come te. Senti, ma io ti vorrei far parlare anche un po' della tua collaborazione con Max Casacci, questo nuovo singolo, e sicuramente tra un po' comincerai a un nuovo tour anche, giusto? Certo, stiamo preparandovi questi giorni. E con Max ci siamo trovati benissimo, abbiamo scritto questi due pezzi, Maya, ma soprattutto il Nuovo Umanesimo, sì. che è un po' la chiave portante di tutto il progetto, di questo triplo LP, in cui ci sono tutte le canzoni che parlano per il bisogno di questo... di questa nuova visione del mondo. Dobbiamo inventarci un mondo nuovo, perché così vedi che siamo un po' alla frutta, c'è questa sensazione di quasi di immobilismo, che non si possa andare avanti. Verissimo. Un modello che è diventato obeso, no? Vero. E abbiamo lavorato a questi due pezzi con grande gioia, probabilmente andremo avanti con la collaborazione nel futuro. E il singolo però che uscirà fra un po' è la collaborazione invece con un altro bravo cantautore che si chiama Zippa, sì, che conoscerai, certo. Ed è un pezzo proprio invece di allegria. Mi hanno regalato un ukulele, e l'ukulele mi ha suggerito lui, mi ha scritto questa canzone, che mi passerà su questo inverno infinito che non finisce più, l'inverno delle anime, che finalmente passerà. Che bello. E ci sarà una nuova estate.
Che bello, che bello, mi piace. Si sente dalle tue parole che sei positivo, che credi veramente che tutto possa divenire come è giusto che sia, nuovo, fresco, una ventata di novità per tutti. E in effetti anche noi qua a Rock TV ci proviamo, oramai da 10 anni a questa parte diamo spazio a tutti quelli che hanno realmente qualcosa da dire, senza preconcetti, senza partiti presi, perché di questo si tratta. La musica è libera e anche grazie a trasmissioni come Sala Prove, come l'Heineken Jamming Festival Contest, diamo la possibilità a tanti di esprimersi e magari, chissà, di diventare i nuovi rocker del futuro, perché di questo si parla. Senti, io ti ringrazio tantissimo, non vedo l'ora di vederti dal vivo. Ho avuto occasione già di vederti diverse volte e la cosa che mi piace è che ogni volta lo spettacolo è completamente differente, ti metti in gioco e provi a riproporre qualcosa di diverso, sebbene poi la musica viene fatta sempre con gli stessi strumenti, con la stessa attitudine, però questo vento di novità lo porti anche tu nel tuo spettacolo e nella tua musica. Infatti questa volta è lo spettacolo, è il gruppo più rock che ho mai avuto, sono ragazzi molto giovani e molto preparati. Bene. E abbiamo messo su questo spettacolo che veramente anche il disco, forse il disco veramente più rock che io ho mai fatto. E così piace a noi. Grazie. Senti, io ripeto, Rock TV è casa tua. Quando vuoi venire, se un giorno vuoi venirci a trovare in trasmissione, sei benvenuto. Tanto va bene, ci sto. Ti aspettiamo. Grazie mille. Ottimo. Ciao. Ciao.